Salve, buonasera a tutti. Appuntamento con l'estrazione del giorno 28 giugno. E questa sera arrivo, eh? E anche questa sera i miei numeri sono usciti. Allora, vediamo un attimo di fare una carrellata. Dal programma del 19 è uscito, siamo nel ciclo della Luna. È uscito il 19 con l'8 e il 19 col 40 sulla nazionale dal programma mensile. Poi dal 22 al 31, ma questo qui era a cavallo tra giugno e tra i gemelli e il cancro, il 6, 7, 60, 70 e 80, che anche questa sera ha fatto l'8 col 7 su Bari e il 60 col 7 su Napoli. Quindi questo ha fatto due ambiti. Per quello che riguarda le opposizioni, anche qua ha dato una quartina con il 19, 19 e 8. Vedete? Questa aveva già dato l'altra volta, quindi questa si è ripetuta. Per quello che riguarda l'ambo doppio, per quello che riguarda l'ambo doppio, è uscito il 33 col 39, che è qua a Torino. Ventidue, ventinove, venti non ha dato niente, quindi ha fatto solo un ambo, ma comunque si ripeterà anche l'altro. Allora, per quello che riguarda la quaterna dei numeri diciamo i numeri speciali, la tavola 51, area 51, la quaterna questa sera è stata, il filotto della quaterna è stata effettuata sulla ruota di Palermo. Questa sera ho fatto la quaterna, voglio dire che no, dunque, gli scontrini non sono tenuta a mostrarli, non ci penso nemmeno. La quaterna è stata fatta con 8 numeri sulla ruota di Palermo. Vediamo se è uscito qualcos'altro. Mi sembra, almeno mi sembra di no. Allora, io vorrei dire qualcosa questa sera in questo video, ma lo dirò anche domani mattina. Tutti coloro che mi stanno seguendo nel mio gruppo, voi sapete che tutte le previsioni, ovviamente non parlo delle sestine perché io le sestine le pubblico di regalo, io parlo delle previsioni ristrette che avete nei vostri programmi, che il programma ovviamente ci sono anche gli extra, quindi diciamo che dura, non è che potete giocare tutto in una volta, quindi io vi ho fatto un programma. Ora ognuno di noi sa quanto può giocare, quanto può spendere e cosa può scegliere. Cosa vuol dire con questo? Con questo voglio dire che voi fate il vostro piano di gioco, scegliete i numeri che più vi interessano e li potrete giocare come volete, come meglio credete. C'è chi gioca 1 euro, chi gioca 2, chi gioca 100 e chi gioca 50. Ora, se voi ascoltate bene quello che ho da dire, piuttosto che magari venire sempre sul canale a dire buongiorno, buonasera e magari poi chiudete il video, allora io vi ho dato un estratto da giocare su tre ruote. Ascoltatemi bene. Non è che voi dovete giocare quel numero su tre ruote. Voi potete scegliere quel numero sulla ruota che preferite, perché uscirà, diciamo, uscirà scandendo ogni estrazione, all'estrazione, quel numero lo vedrete
uscire su questa ruota che vi ho segnalato, sull'altra e sull'altra. Ora, tutte queste, diciamo, informazioni, voi non potete dirmi poi che state giocando un numero su tre ruote, perché io non lo accetto questo. Io questo non lo accetto, perché un numero su tre ruote non ve l'ho mai dato. Io vi do un numero su tre ruote che so che escono su ogni ruota scandendo le estrazioni, e quindi questo lo dovete capire. Quindi uscirà qui su Palermo, perché vi do sempre il numero di Palermo, su quell'altra ruota e su quell'altra che vi ho segnalato. Eventualmente, se avete le disponibilità finanziarie, giocate tre ruote. Se avete la disponibilità finanziaria, ne giocate una. Se non avete la disponibilità finanziaria anche di andare a rialzo, non so cosa dirvi. Perché io vi posso dare anche i tempi dell'uscita dei numeri, ma non sono mai precisi. Adesso siamo nel ciclo della Luna. Nelle prime estrazioni di luglio saremo nel ciclo del Sole, quindi Palermo deve uscire. Vedete voi quello che volete fare. Cioè, non potete. Io capisco che voi vorreste vincere a ogni estrazione. Per vincere a ogni estrazione, credetemi, dovete ascoltare dall'inizio alla fine tutti i miei video, ma ascoltarli, non giocare un numero su tre ruote, perché non ve l'ho mai dato un numero da giocare su tre ruote, mai. Bene, questo è tutto, io vi auguro una splendida serata. E vi do l'appuntamento domani mattina con un video nuovo.